con l'assessore alla cultura e turismo Gabriele Esposito, presentazione del Cadean e di Mes que un Mes. Quest'anno avete fatto le cose in grandissimo. Beh sì, l'idea di quest'anno era proprio quella di lasciare un segno importante, per cui abbiamo deciso di allungare ulteriormente il nostro cartellone di eventi, arriviamo praticamente a coprire tutto il mese di gennaio, quindi 2 mesi di fatto, in un mix di eventi e attrazioni. Una tra tutte, la CITO, una grande pista di pattinaggio su ghiaccio che verrà montata nell'area portuale, è insomma proprio un vero villaggio insomma, di Natale, tantissime attività per le famiglie, per i bambini, in un crescendo insomma, di emozioni, almeno 365 giorni di emozioni, sino ad arrivare alla notte della fine dell'anno. Quest'anno doppio appuntamento importante, 30 e 31. Sì, volevamo dare delle ragioni forti, delle motivazioni per i nostri turisti, visitatori, per gli algheresi, per rimanere in città e per vivere e gustare appieno Alghero tutto l'anno. E quindi il 30, uno show internazionale meraviglioso, affidato alla compagnia catalana, la Fura del Sbaus, che ha realizzato proprio solo per Alghero, in anteprima mondiale, un macro show che animerà le zone, le vie del centro e dell'area portuale. Il 31 faremo una grande festa con i Fantastici 4, i DJ della DJ Time, Molella Fargetta, Prezioso e Albertino, che davvero trasformeranno il nostro centro, la nostra sotto il palco, insomma diventerà una grande discoteca a cielo aperto. Il tutto quest'anno presentato in largo anticipo rispetto alle scorse edizioni. Sì, devo veramente dire è un grande lavoro, è stato fatto dalla struttura, dalla fondazione, dall'assessorato per presentare il prima possibile, insomma, davvero in maniera anticipata rispetto al passato, questo calendario. Per poter dare agli operatori, agli operatori del commercio, della ristorazione, dell'albergatore, a tutto il mondo produttivo la possibilità di proporre la nostra città, di promuovere, realizzare dei pacchetti turistici. Ecco, noi ci attrezziamo presentiamo tutte le buone ragioni, più di 2 mesi di buone motivazioni per stare e scegliere Alghero per le proprie vacanze.